più mascoso parlo sempre dell'igiene naturale, che le cose più o meno sono sempre uguali, perché l'igienismo non è che cambia come il tempo. Anzi, c'era un amico che ha fatto l'ultimo soggiorno che abbiamo fatto nelle Marche nel mese di settembre, e poi alla fine del soggiorno avevamo un convegno igienista, e lui proprio due giorni prima del convegno era andato via. Ma come, tu da tanti anni che ci conosci e vai via? Diciamo, tanto i convegni si dicono sempre più o meno le stesse cose. Il fatto che si dicono le stesse cose mi sembra che vada meglio. Se si cambierebbe sempre da un convegno all'altro, allora l'igienismo sarebbe poco affidabile. E se magari diciamo prima l'alimentazione cruda va bene, poi l'anno dopo diciamo no, l'alimentazione cruda non va più bene perché l'organismo non riesce a digerirlo, eccetera, o anche per il digiuno, se diciamo che il digiuno va bene un anno, poi l'anno successivo diciamo che non va bene, quello non è a vantaggio dell'igienismo. Quindi il fatto che l'igienismo segue sempre la stessa linea, anche se magari poi uno che lo conosce da 20 anni diventa una cosa di routine, però è una cosa giusta, perché nella natura la verità non cambia. Una verità che vale da 1000 anni fa e vale da sempre oggi, non è che si aggiorna con i tempi. Sono le cose umane magari che bisogna aggiornarle, perché cambiano sempre a secondo la moda, a secondo le usanze, a secondo le debolezze degli uomini. Ma l'igiene naturale è basato sulle leggi della natura, e quelle sono sempre valide. Sono valide 200 anni fa, quando hanno iniziato a diffondere l'igienismo i primi pionieri americani, e sono validi tuttora. Semmai ci sono degli aggiornamenti da portare, ma quella è una cosa secondaria. La base dell'igienismo è e rimane sempre uguale. Non si può aggiustarla a secondo gli anni in cui viviamo. Quindi l'alimentazione base dell'igienismo è una cosa molto semplice, ma allo stesso tempo molto difficile da seguire. Perché bisognerebbe mangiare tutto quello che ci dà la natura nello stato in cui viene data, consumare tutto crudo quando uno ha fame, seguendo le combinazioni alimentari, che poi in natura sarebbe quasi istintivo farlo, perché gli animali non è che mangiano una grande varietà di cibi. La varietà di cibi molto mista ce l'ha l'uomo, perché sul tavolo mette proteine, amidi, zuccheri, tutti insieme, e quello poi crea problemi digestivi. Ma in natura è difficile che gli animali vanno a mangiare tutta roba mescolata come fa l'uomo. Quindi l'igienismo si basa su quello che fanno gli animali che vivono in uno stato brado. Tanti però obiettano e dicono: ma l'uomo non è mica un animale. Ma dal lato anatomico e fisiologico l'uomo è animale. Dal lato mentale e intellettuale semmai cambia un po'. E seguire le leggi della natura sarebbe molto semplice, perché mangiare crudo invece di mangiare cotto è molto più semplice mangiare crudo. Non c'è bisogno del fuoco, non c'è bisogno di pentole, non c'è bisogno di avere un'arte culinaria, perché come quello che viene dato in natura l'uomo lo consuma, è il modo migliore per star bene. Perché i cibi che vengono cotti non è che ci guadagnano, se invece è una perdita di nutrienti, di vitamine, specialmente gli enzimi, basta cuocere i cibi a 50 gradi, 55 gradi, già le enzime vengono distrutte. Le enzime sono praticamente indispensabili per vivere. Tutti i cibi hanno bisogno degli enzimi per essere digerite e assimilate. Senza enzime l'organismo deve cercare di sintetizzare l'enzima che manca, ma non sempre ci riesce, e questo è una volta difficoltà a digerire. Una delle regole base dell'igienismo, per quelle che non mangiano tutto crudo, sarebbe di iniziare il pasto sempre con cibi crudo, in modo da facilitare i cibi crudi che si mangiano in seguito. E poi diciamo così, una dieta igienista dovrebbe avere come minimo 80% di crudo. Quindi, come ho detto prima, la dieta igienista dovrebbe avere minimo 80% di cibi crudi, se no non è più dieta igienista, anche se è una dieta di transizione, però bisogna mangiare molto crudo.
se noi nell'alimentazione consumiamo come minimo 50% di frutta, quindi lì si fa presto arrivare a 70-80% di crudo, perché se non mangiamo mezzo chilo di frutta o un chilo di frutta su 2 kg di cibo che ingeriamo al giorno, poi l'altro cibo viene mangiato con verdura cruda e quindi si arriva facilmente a 80%. Quindi al massimo con l'igienismo, amide se ne mangiano poche, roba cotta come amide o formaggi o verdura cotta, Sandro, si mangiano in piccole quantità, senza le quali non è più una dieta igienista. Poi nell'igienismo quello che non si trova in tutte le altre, diciamo così, diete naturaliste, che gli igienisti tengono conto delle combinazioni alimentari, che bisogna associare i cibi per avere una digestione più semplice e per avere molto meno scarti nel metabolismo. Che i cibi ben combinati non fermentano, non creano, diciamo così, sostanze tossiche durante la digestione e quindi l'organismo ha tutto di guadagnare. Però ci sono alcune regole sulle combinazioni alimentari che basta leggere un libro o due di igienismo e quindi diventa abbastanza semplice seguire queste regole. Si potrebbe anche di mangiare le proteine solo con le verdure, le amide separate dalle proteine, separate anche dai dolci, mangiare solo con le verdure, amide e verdure. I dolci, se con i dolci si intende la frutta dolce, frutta semiacida, la frutta acida, e quella bisognerebbe mangiarla sempre da soli, o come minimo mezz'ora prima di pasto, in modo da non creare ostacoli nella digestione delle amide o delle proteine. I grassi si possono abbinare con le amide, sai che abbinano bene, con le proteine non tanto. Con la frutta rendono la digestione della frutta molto laboriosa e quindi è una combinazione da evitare, salvo qualche eccezione, a volte i igienisti usano mangiare come dolce a volte una crema di banane con datteri, con della panna o con una pera d'avocado, eccetera. Queste sono combinazioni passabili. Poi una delle cose che distingue l'igienismo da tutte le altre medite naturali, naturaliste o naturopata, quello che vogliamo chiamarla come vogliamo, è il fatto che l'igienismo non adopera medicine. L'igienismo non usa né medicine chimiche né medicine naturali. Che l'igienismo nella malattia non vede un nemico da combattere, vedo un mezzo dell'organismo per disintossicare il corpo. Con la malattia l'organismo tende a pulire l'organismo, a disintossicarlo e a riparare i danni che ci sono nel corpo. Quindi la malattia non è un nemico da combattere, come quando dice la lotta contro i tumori, la lotta adesso contro tutto, un'altra malattia. Lottare contro la malattia significa lottare contro un fenomeno naturale. Provate a lottare voi contro un terremoto, lottate contro un'alluvione, lottate contro un ciclone e vedete cosa raccogliete. Ma contro la malattia non si può lottare, perché l'ultima parola l'avrà sempre la natura e l'avrà sempre l'organismo che lotta per guarire. Quindi il rimedio dell'igienismo è cercare di capire qual è la causa della malattia. Perché non ci ammaliamo? È quello che gli igienisti cercano di fare capire. Che cosa fare per curarci, per guarire nel più breve tempo possibile? E non è sicuramente prendendo medicine, né forzando la natura anche con delle erbe, perché ci sono erbe tossiche che sono diciamo così, nocive come le medicine. Perché il fatto di avere un prodotto chimico tossico o un prodotto chimico naturale non cambia niente. La natura si difende un po' meglio magari dalle erbe tossiche, ma però deve lottare sempre per eliminare questa materia estranea. Invece l'igienista, quando uno si ammala, ricorrono al riposo prima di tutto, perché il fisico per ricaricarsi ha bisogno di riposo, e quindi se uno digiuna è ancora meglio, perché c'è il riposo, diciamo così, sull'esercizio fisico e il riposo anche interno, è molto importante.
Quando uno digiuna, perché uno si indebolisce? In parte, perché l'energia che viene impiegata per l'esterno viene poi tutta impiegata per disintossicare il corpo e per guarire. Quindi uno degli alleati più grandi dell'igienista quando uno sta male è il digiuno. Digiuno, riposo, con tranquillità di spirito, stare tranquille, perché la mente è anche molto importante, come lo dico spesso quando faccio i soggiorni igienista, perché se uno segue l'igienismo al 100% dal lato, chiamiamolo così, fisico, naturale, e trascura il lato mentale o spirituale, ha fatto poca strada, no? È come se uno cammina sempre con un piede, e con un piede non si va lontano, uno si stanca. Io do l'importanza sia ai fattori naturali come ai fattori mentale e spirituale per avere un buon equilibrio fisico, che noi abbiamo sempre una mente, uno spirito e abbiamo un corpo da tenere conto. Non bisogna fare come fanno alcuni cristiani, alcuni spiritualisti che si curano solo dello spirito e poi trascurano le cose naturali, mangiamo e beviamo alla gloria di Dio, come diceva l'apostolo Paolo, però quello è un detto che va preso con cura. La base dell'igienismo è di tener conto sia del fattore mentale sia del fattore naturale. Se uno riesce a portare questo equilibrio nel massimo del possibile, allora il fisico si intossica molto di meno e in caso di malattie guarisce molto prima. Perché una persona malata che sa di poter guarire solo con l'aiuto della natura, con l'aiuto di Dio, per quelli che sono credenti, guarisce molto prima di una persona che ha paura della malattia. Difatti tutte le prove che fanno con il placebo, quelle che guariscono per prima sono quelle che prendono una medicina fasulla, un placebo, che credono di prendere una medicina che le aiuta a guarire. Quella medicina non ha nessun effetto, né curativo, ma non intossica come le altre medicine. E infatti queste qui guariscono per prima. Quelle che non prendono niente, sapendo che non prendono niente, hanno paura a credere di poter guarire senza prendere niente, quindi ci impiegano di più a guarire. E quelle che prendono medicine, anche se credono che con le medicine guariscono, ci impiegano più tempo, perché il fisico deve guarire prima della malattia e poi della medicina che uno prende, che è una sostanza tossica. Quindi però l'igienista che è convinto che di poter guarire con l'aiuto del proprio organismo, con l'aiuto di Dio, per quelle che hanno fiducia in Dio, guariscono molto prima di tutte le altre, perché non intossicano l'organismo e hanno la fiducia di guarire, perché la fiducia aiuta molto. Non basta da solo, perché quello lì non facciamo di errore, che hanno fatto diversi cristiani, però aiuta molto a guarire se uno è convinto di poter guarire e se uno lascia fare alla natura. Perché quello che guarisce l'organismo, chi è che guarisce? Il medico, la medicina, il farmacista, l'igienista, chi è che guarisce? L'organismo si guarisce da sé, perché non c'è nessun altro che può guarire il corpo al di fuori dell'organismo. L'organismo ha un potenziale vitale, se questo qui non è stato, diciamo così, troppo sprecato, perché l'energia vitale si può sia risparmiare sia che impiegarla anche in modo sbagliato. In quel caso lì, quando l'energia vitale diventa troppo debole, è molto difficile guarire dalle malattie. Perché più l'energia vitale è bassa, e più la tossemia è alta, e più la persona non si riprende più. Un malato cronico vuol dire che l'organismo è troppo intossicato, e la vitalità è troppo debole per poter pulire l'organismo. Quindi la cosa importante dell'igienista è di intossicarsi il meno possibile e risparmiare l'energia. E queste sono le basi fondamentali dell'igiene naturale. L'energia si ricarica facendo un modo di vita sano. Più noi facciamo un modo di vita sano, più digiuniamo, specialmente quando non abbiamo voglia di mangiare o abbiamo proprio appetito, e più l'organismo si ricarica di energia.